Hai una cotta per qualcuno della tua scuola o al tuo lavoro e solo il fatto di pensare a questa persona in questo momento ti rende presumibilmente nervoso. Hai le farfalle nello stomaco quando la vedi nel corridoio e sudi tanto quando ti guarda. Ma sapevi che la tua cotta forse ha già provato a farti capire che la cosa è reciproca? Guarda questo video fino alla fine per sapere quale segno è più importante. Nel frattempo, ecco 10 segni che dimostrano che tu e il tuo ragazzo vi metterete insieme. Risponde ai tuoi messaggi. Se la tua cotta ti risponde sempre, sei fortunato. Siamo in una generazione di scrittori di messaggini e siamo sempre in contatto stretto gli uni con gli altri grazie ai social network e ai messaggini. Ma rispondi ai messaggi della gente a cui non vuoi parlare? Probabilmente la risposta è no. Quindi se il tuo futuro ragazzo risponde sempre ai tuoi messaggi e rilancia la discussione, è molto probabile che anche lui si interessi a te. Ciò è stato confermato da famosi psicologi della relazione, come il dottor Max Bloomberg, che approva questa teoria. Secondo lui viviamo in un'epoca di gratificazione istantanea e la gente tornerà verso di te perché è abituata a far fronte a costanti stimoli che ricevono. Siccome tutti portano il telefono con loro, siamo proprio sempre connessi. Quindi se qualcuno ti risponde velocemente vuol dire che è davvero interessato. Invece, se ci impiega un'eternità a farlo, è poco probabile che la relazione si evolva. Tuttavia, cosa succede quando si fa l'irraggiungibile non rispondendo subito? Il dottor Bloomberg dice che è una buona cosa, puoi sempre giocare con la tua cotta senza cadere nell'indifferenza. In realtà le donne sono più portate a fare le difficili per via della psicologia evoluzionista. Visto che sono quelle che portano in grembo i bambini, devono fare in modo che gli uomini dimostrino il loro valore. Tuttavia bisogna stare attenti a questo trucco, perché giocare troppo può frenare o scoraggiare la controparte. Se vuoi che la tua cotta ti risponda subito, probabilmente dovresti fare la stessa cosa. Le discussioni sono semplici. Se noti che la discussione tra di voi si svolge senza forzature, ci sono ottime possibilità che tu piaccia anche alla tua cotta. È un buon segno se vi inviate sempre messaggini, ma sono le tue interazioni faccia a faccia che contano davvero. Di sicuro, quando parli alla tua cotta, è più facile nascondersi dietro il tuo computer e il tuo cellulare, ma è importante nello stesso modo uscire nella vita reale per vedere se siete davvero compatibili. Se noti che tu e il tuo pretendente potete parlare per tutto il pranzo senza vedere il tempo passare, potreste essere fatti l'uno per l'altro. Ovviamente è sempre strano trovare cose da dire quando iniziate a conoscervi, ma se siete già amici ed è ancora difficile parlare dopo un anno o due, puoi rinunciare perché la tua relazione rischia di non funzionare. Allora, se sogni di trascorrere il resto della tua vita con la tua cotta, devi assicurarti che tu possa continuare una discussione. Ci saranno sempre momenti di silenzio che capitano spontaneamente, ma una comunicazione sana recita un ruolo importante nel mantenimento di una buona relazione. Se vuoi essere in grado di essere in un'unione che si costruisce senza sforzi e non in una in cui devi sempre rilanciare la discussione e trovare costantemente argomenti di discussione. Tieni bene in mente ciò la prossima volta che inizi una discussione con la tua cotta. Siete già amici. Ci sono ottime possibilità che tu e la tua cotta vi mettiate insieme. Se siete già buoni amici, alcune persone trascorreranno anni ad avere una cotta per celebrità che non conoscono nemmeno. Ma come dovrebbe cadere ai tuoi piedi la tua cotta se non sa nemmeno chi sei? Benché possa essere divertente sognare che Harry Styles ti esca dalla folla e dichiari il suo amore per te, molto semplicemente non è realistico. Se sei serio, allora devi assicurarti che hai già una specie di legame per iniziare. E se inizialmente siete migliori amici, gli studi dimostrano che sarete più felici come partner impegnati. L'Istituto di Sondaggio dell'Università di Monmouth ha chiesto 800 persone attraverso gli Stati Uniti se consideravano il loro partner come il loro migliore amico o se consideravano che qualcun altro lo fosse. Il risultato è stato che l'83% degli individui hanno valutato il loro partner come loro migliore amico. Un altro studio ha chiesto a più di 350 coppie che erano insieme da più di 15 anni qual era il loro segreto per mantenere una relazione duratura e felice. I loro migliori segreti per la riuscita relazionale erano di essere migliori amici con il loro partner e amarli in modo sincero come persona. Quindi non solo sei più propenso a finire in una relazione con il tuo miglior amico, ma hai anche ottime possibilità di essere più felice con lui. Ride delle tue battute.
Un altro modo per sapere se l'uomo dei tuoi sogni ricambia il tuo amore è quello di osservare se ride a tutte le tue battute. È normale che gli amici si trovino spiritosi, ma è diverso se qualcuno ride dopo ogni parola che esce dalla tua bocca. Non fa solo questo, ma ti trova talmente esilarante che fa sapere a tutti quanto sei divertente. Ma perché l'umorismo è così attraente? Ebbene, perché ridere ci rende più felici e in salute migliore. È stato dimostrato che ridere migliori l'umore, diminuisca gli ormoni dello stress, aumenti l'immunità, abbassi il colesterolo cattivo, abbassi la pressione del sangue e diminuisca gli ormoni della fame. Non c'è da stupirsi se ci sentiamo bene con qualcuno che ci fa ridere. Degli scienziati sostengono che anche quando due persone ridono insieme, probabilmente c'è attrazione tra loro. Ciò può anche rinforzare una relazione tra due persone che condividono belle risate insieme. Quindi è probabile che la tua cotta voglia avvicinarsi a te se ride di continuo delle tue battute. In uno studio sugli incontri sentimentali è stato osservato che le donne hanno spesso menzionato di volere un partner che possa farle ridere, mentre gli uomini hanno spesso menzionato che essere spiritosi fosse la loro qualità migliore. I ragazzi e le ragazze hanno un senso dell'umorismo diverso, ma l'importante è che l'umorismo sia cruciale per far funzionare le relazioni. Se provi il piacere di ridere ancor prima di essere insieme ufficialmente, il resto dovrebbe essere semplice. Fa cose per te. Se il tuo pretendente fa spesso cose belle per te, solo per il piacere di farle, allora è probabile che desideri che siate un po' più di semplici amici. Forse pensi che è solo educato e cortese, ma a volte ci sono più cose di quelle che possiamo pensare dietro un gesto carino. Un gesto carino potrebbe essere di offrirsi di accompagnarti a casa tua dopo la scuola, di comprarti fiori, di portarti una compilation della tua musica preferita, eccetera. La tua cotta ottiene punti in più se fa qualcosa per te che necessita tanto tempo e sforzi. In genere, facciamo cose per gli altri se sono nostri amici, ma è raro fare di tutto per qualcuno che non ci piace. Quindi la prossima volta che la tua cotta fa lo sforzo di aprire la portiera dell'auto per te, ciò potrebbe voler dire che forse è completamente perso da te. Devi anche assicurarti di non far fare nemmeno tutto alla tua cotta, anche tu devi contribuire, in modo che sappia che anche tu ti interessi a lui. Sappi che le relazioni non funzionano se sono a senso unico. Il dottor Gary Newman, psicoterapeuta, ha scoperto che il 48% delle relazioni non iniziate sono dovute per via di una mancanza da apprezzamento. Fare cose carine per qualcuno fa sentir loro apprezzati e approvati, il che è uno dei 5 mezzi scientificamente provati da Gary Newman per far innamorare di te qualcuno. In questo modo, più vi sentite riconoscenti a vicenda, più è probabile che finiate insieme. Il linguaggio del corpo. Per capire se qualcuno ha una cotta o no per te, interessati al suo linguaggio del corpo la prossima volta che siete insieme. Innanzitutto sceglie di sedersi di fronte o vicino a te. Se non è vicino a te, sta inconsciamente puntando il suo corpo verso di te. Il suo corpo è aperto o chiuso quando gli parli. E per finire, è in contatto continuo con il tuo braccio o il tuo gomito mentre parla con te? Tutti i segnali del linguaggio del corpo elencati qui sopra sono quelli che possono determinare se piace o no la tua cotta. Se noti che il suo corpo è chiuso quando parli, è probabile che non gli piaci, ma se è sempre di fronte a te, poco importa dove vi trovate in una stanza, puoi avere una possibilità e a maggior ragione se la tua cotta è abbastanza coraggiosa per toccarti mentre parla. Vuol dire che la tua relazione probabilmente sta per passare presto alla fase successiva. Ora, ecco un trucco dell'esperta di linguaggio del corpo Patty Hood, di cui non hai presumibilmente mai sentito parlare prima. Lei sostiene che se le pupille della tua cotta sono molto dilatate, questo vuol dire che è completamente presa da te. Oltre ad adattarsi a una stanza buia, la dilatazione è la risposta del cervello quando si vede qualcosa che ci attrae. Quindi stai attento agli occhi della tua cotta, che possono anche rivelare di nascondere i suoi sentimenti per te. Te l'ha detto. Ultimo punto, ma non meno importante, il segno più evidente che tu e la tua cotta vi metterete insieme è che ti ha dichiarato i suoi sentimenti. Sappiamo che questo può sembrare abbastanza evidente, ma molta gente non sa davvero cosa fare quando il sogno di uscire con la loro cotta si avvicina alla realtà. Se all'improvviso scopri che sei la luce dei suoi occhi, devi reagire presto. Capiamo che uscire insieme possa spaventare, abbiamo tutti paura di essere feriti, ma come dice il modo di dire famoso, è meglio aver amato e perso che non aver amato affatto. Tutti sognano quel momento in cui la loro cotta li guarda finalmente negli occhi e dice loro di essere innamorata. Allora non lasciarti scappare quel momento. Gli psicologi dichiarano che la fiducia è cruciale nella formazione di qualsiasi tipo di relazione romantica o meno. Allora ora è tempo di fidarsi completamente del tuo pretendente e aprirti all'amore. Sapevi che fidarsi di qualcuno stimola l'ormone dell'ossitocina nel cervello, anche noto sotto il nome di ormone dell'amore? Un aumento dell'ossitocina ti consentirà di avere ancor più fiducia verso questa persona nel corso del tempo. Qualsiasi cosa accada, rilassati, è il segno supremo che aspettavi.
Erano 10 segni che dimostrano che tu e la tua cotta vi metterete insieme. Quanti di questi segni su 10 hai notato? Dici tutto nei commenti. A presto! I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat.